Salve a tutte, salve a tutti, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Oggi con noi c'è Emanuele, dottore in lingua e cultura cinese, che ci racconterà curiosità sullo zodiaco cinese. Con l'aiuto di Carmen abbiamo realizzato questo trucco per celebrare il Capodanno che presto arriverà. Ciao! È un piacere che tu sia con noi e vogliamo un po' sapere quelle che sono le curiosità sullo zodiaco. Ci spieghi come funziona lo zodiaco cinese? Assolutamente sì. Innanzitutto, il calendario tradizionale cinese si fonda sul ciclo sessagesimale, che è composto da 12 rami terrestri e 12 tronchi celesti, che associati fanno in modo che si creino appunto i nomi dei giorni, perché ogni giorno nel calendario tradizionale cinese c'ha un nome specifico che è costituito appunto dalla somma del nome del tronco celeste e di quello del ramo terrestre, e da qui si crea il nome del giorno. A questo però bisogna aggiungere naturalmente ciò che noi tutti sappiamo e che è più famoso anche dalle nostre parti, ossia il sistema dei 12 segni zodiacali, che come alcuni di voi sapranno si alternano di anno in anno. Ad esempio, quest'anno che sta per terminare è stato l'anno del bue e il 1 febbraio del 2022 inizierà l'anno della tigre. Nello specifico si tratta dell'anno della tigre e dell'acqua. Questo perché, oltre ai 12 segni zodiacali, c'è anche un'associazione con i 5 elementi nella cultura cinese. I 5 elementi che sono acqua, fuoco, legno, metallo e terra. E per questo motivo quest'anno la tigre è associata all'acqua. E va ricordato inoltre che, essendo 5 elementi e 12 segni zodiacali, 5 per 12 fa 60. Questo significa che per ogni segno zodiacale, ogni 60 anni ci sarà un abbinamento con un determinato elemento naturale. L'anno della tigre sarà molto importante, perché il segno zodiacale della tigre, dovete sapere che nell'antica Cina stava a simboleggiare l'imperatore. È un segno che, insomma, secondo gli astrologi è dotato di innate capacità di leadership e quindi sta a significare, come dire, i pregi e i difetti degli uomini di potere. Quindi da un lato la tracotanza, il dispotismo, ma anche dall'altro lato una eccellente capacità di fare affari, di stabilire, ecco, rapporti, relazioni internazionali, politica interna, politica estera. Qual è l'anno che porta fortuna? Qual è quello più propizio? Qual è il segno che ci dice è il tuo giorno, è il tuo momento? Innanzitutto c'è da dire che c'è una differenza culturale molto grande su questo punto di vista, perché in Cina, contrariamente a quanto penseremmo noi, quando è il proprio anno, quindi l'anno che corrisponde al proprio segno zodiacale, non è per nulla un anno fortunato. Anzi, sarà un anno pieno di insidie, sarà un anno pieno di ostacoli da superare, quindi non è per nulla propizio. Coloro che sono del segno della tigre verranno messi a dura prova su questo punto di vista, perché presumibilmente questa loro mania di controllo, questa loro voglia di fare da leader, potrebbe, ecco, causare qualche piccolo inconveniente. Quindi, se siete del segno della tigre, ahimè, l'anno prossimo sarete colti da una seccia prepotente, ma tanto tanto prepotente. Dovete armarvi di sana pazienza. Esiste un modo per ingraziarci, tipo la divinità dello zodiaco, per evitare questa seccia prepotente? Assolutamente sì. Perché bisogna ingraziarsi questa divinità? Perché la divinità che sta alla base dello zodiaco cinese, il Tai Sui, ossia il dio, la divinità dell'età, è come se si adirasse in un certo senso, è come se non tollerasse il fatto che ognuno di noi abbia un proprio anno all'interno appunto del sistema del calendario tradizionale cinese. È come se fosse una sorta di sfida nei suoi riguardi, la percepisce come un sacrilegio, potremmo dire, e dunque come se si vendicasse, sweet revenge, diremmo noi. Ecco, siccome si vendica, noi dobbiamo armarci non solo di sana pazienza, ma anche di talismani e accessori vari che possano contribuire a placare questa ira della divinità dell'età. E ad esempio è consigliato indossare indumenti rossi, dalla biancheria, le camicie, le cravatte, qualunque tipo di accessorio. Un po' ce l'abbiamo anche noi questa cosa, no? La tradizione della mutanda rossa il giorno dell'ultimo dell'anno, quindi è un po' simile. Una cosa importante però è che qualunque di questi talismani, qualunque esso sia, va regalato,
non deve essere acquistato dalla persona, ma deve essere regalato. È un po' come il cornicello nella cultura tradizionale napoletana. Questa è una veste tradizionale. È una veste tradizionale che ho acquistato in Cina. Adoro. Tempo fa. Nella cultura napoletana, come tu ben saprai, siamo molto legati ai numeri, soprattutto nel periodo festivo giochiamo a tombola. Certo. E il numero per antonomasia che attira la Iella è il 17. A disgrazia. Esattamente, 17 a disgrazia. C'è in Cina, nella cultura cinese, nella cultura asiatica, un numero particolarmente secciante, quindi porta sfortuna. Assolutamente. Parlacene. Sì, certo, ve ne parlo subito con immenso piacere, ci piace parlare di queste cose perché siamo eterne sfigate e quindi siamo ben propensi a parlare di ciò che ci caratterizza maggiormente, cioè la sfiga. In Cina esiste assolutamente un numero sfortunato ai massimi livelli ed è il numero 4. Questo perché 4 in cinese si dice S ed è omofono di morte, che si pronuncia invece S, morte o anche verbo morire. E i cinesi sono molto molto più fissati di noi su questo punto di vista, oserei dire, perché ad esempio, ecco, stavamo parlando dei talismani apotropaici, ecco, anche questi devono essere non solo regalati, ma non devono essere 4 appunto, non devono essere, possono essere 3, possono essere 5, ma mai 4. Perché, cioè, praticamente stai regalando un talismano, però il talismano che a sua volta porta seccia, quindi assolutamente no. Quando si fanno i regali ai matrimoni, nessuno si permetterebbe mai di regalare, che ne so, 4 tazze, 4 pentole, 4 panettoni. Il numero 4 è assolutamente da evitare, anche nei palazzi il numero 4 non c'è. Cioè il quarto piano, volevo dire, non è assolutamente presente. Quindi se andiamo in Cina non troviamo un quarto piano, ma un 3 e un 5. Un 3 e un 5, esattamente. Il quarto piano non esiste, è inconcepibile, è un piano maledetto.